Oh, eccoci qui. Bene, dovremmo esserci. Anche qui saltata la corrente, per cui eccoci qua. Bene, buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Vediamo se tutto funziona, almeno qui su Facebook, su questa pagina, dovremmo riuscire a condividere un attimo questa diretta. Vediamo un po' che arriva. Naturalmente, la diretta serve per rispondere a tutte le domande che mi arrivano e che in qualche modo io vorrei rispondere a tutti, ma non riesco mai perché davvero è complicatissimo. Eccoci qua bene, stanno arrivando, sta arrivando qualcuno, meno male. Buonasera Marcello, buonasera Demetrio. Nel frattempo che arrivano le persone, io tento di sistemare l'hardware e il software perché bisogna avere competenze anche di questo. Quindi dovrei avere una laurea anche in informatica o Buonasera, buonasera a tutti. Salve, salve, buonasera a tutti quanti. Benvenuti, benvenuti a questa live diretta dove possiamo finalmente poter scambiarci alcune informazioni. Buonasera a tutti. Allora, ricevo come sempre molte domande alle quali non riesco a rispondere, rispondo a quelle che posso perché effettivamente durante il lavoro oppure la sera arrivo distrutto, non riesco a rispondere, però nel weekend possiamo sempre avviare una comunicazione e quindi poter insieme condividere alcune cose. Alcune domande, vediamo un po' allora. Allora. Salve Marco, io ci vedo male, eh? Vediamo se ho un paio di occhiali, state lì, mi raccomando, non muovetevi, arrivo subito. Avevo un paio di occhiali una volta che non trovo più, non ha importanza. Avvicino, eccoli qua. Tutto live, tutto live. Buonasera a tutti, allora, metto gli occhiali perché così leggo bene i vostri commenti. Buonasera Maria, buonasera Domenico, buonasera Grazie, buonasera ancora Grazie, grazie Franca, a te. Ciao Giuseppe, ciao a tutti. Allora, alcune domande davvero che mi sono arrivate meriterebbero delle risposte lunghissime. Io purtroppo non riesco a rispondere in maniera piuttosto esaustiva a tutti, però sta di fatto che ci sono alcune domande davvero curiose. Eccole qua. Allora, un secondo solo. Buonasera a tutti intanto, benvenuti, benvenuti in questo mio studio virtuale. Buonasera a tutti e buonasera, buonasera ancora. Ecco, mi chiedono ad esempio complimenti per le sue. Buonasera, siamo in tantissimi, caspita, che meraviglia. Buonasera Enrichetta, avrei una domanda per lei se possibile. Sì, fate pure le domande, io le leggo tutte. Fate pure tutte le domande che volete. Vi ricordo che io sono un cardiologo e per le persone che mi chiedono la macchia sulla pelle oppure come ridurre il disturbo all'intestino, non ho grandi competenze se non le generali competenze del medico di famiglia, che ne ha molte. Io sono un cardiologo, per cui a volte le domande che mi arrivano non sono estremamente pertinenti, ma non per colpevolizzare nessuno, ma per il fatto che bisogna precisare che mi occupo di cardiologia, di nutraceutica cardiovascolare, di nutrizione cardiovascolare e di cardiologia. Bene, allora, vabbè, allora leggiamo intanto quelle che arrivano in priorità. Eccoci qua. Allora. Salve Doc, Demetrio va bene, vediamo un po' Enrichetta, buonasera, 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 buonasera a tutti, buonasera di cuore a tutti quanti, buonasera, ciao Sandra, Domenico, Maurizia, Domenico Tommasi ancora una volta, posso chiederle quanto dovrebbe durare una camminata sostenuta per mantenere una buona circolazione?
Critelli Morena. 30 minuti. Dovremmo fare almeno 30 minuti di camminata secondo le linee guida o lifestyle advice, i consigli di una vita migliore. 30 minuti a passo veloce, però. Morena, perché sostanzialmente il passo veloce vuol dire che se ti trovi in centro e vai a vedere i prezzi dei negozi, quella camminata lì non è buona. Cioè, la camminata veloce si intende nel passare, ad esempio, se sei in centro, perché molte persone camminano anche dove ci sono dei negozi, camminata a passo veloce non devi riconoscere i prezzi che sono esposti. Quindi se non riconosci i prezzi, non ce la fai in tempo a leggere. Quella è la velocità giusta. 30 minuti al giorno almeno, eh? Annunziata, buonasera. Enrichetta, sì, la domanda me la può fare. Michela, buona serata. Buonasera Andrea. Buonasera Andrea Amendolagine. Un cognome importante, Andrea. Buonasera, immunostimolate. Un buon immunostimolante invernale. Ecco, Sandra, io sono un cardiologo, per cui non posso rispondere a questa domanda. Buonasera, sono un cardiologo, e quindi ho delle competenze specifiche sul cuore, anche di altre cose, per carità di Dio, ma soprattutto sul cuore. Perché mi chiede consulenze, visite, dove sono, dove siete, come vi posso aiutare, tutte queste cose qua. Non voglio usare questo canale per fare una pubblicità alla mia attività, ma voglio dare comunque un'informazione che mi sembra lecita. Per chi vuole avere una consulenza, una visita con me, io ricevo a Padova e a Vicenza e ogni informazione è sul mio sito www.davidetarnova.it. Avevo avviato anche un sistema di consulenza online per quelle cose non necessariamente legate a visite e quindi quei consigli un po' più approfonditi, valutando gli esami del sangue, quindi un mio impegno professionale che ho attivato per un periodo, poi ho dovuto disattivare perché non riuscivo davvero a gestire. Adesso comunque riprenderò anche questo tipo di attività, giusto per dare sempre un servizio alle persone che potrebbero aver bisogno, ma si trovano, che so, a Molfetta, ad esempio, o comunque in città lontane. Vediamo, non vorrei perdermi le vostre domande. Buonasera Sandra, l'ho già risposto. Un abuso di calcio può essere pericoloso? Sì, un abuso di tutto può essere pericoloso, di calcio, di potassio, di magnesio, di sodio. Ogni ione esagerato può avere un effetto pericoloso. Il calcio soprattutto aumenta la costrizione delle arterie, quindi il calcio potrebbe aumentare la vasocostrizione dando fenomeni di ipertensione arteriosa. Ricordo, calcio, soprattutto il calcio, e basta, tende a far aumentare la pressione. Calcio e sodio. Calcio e sodio fanno aumentare la pressione, potassio e magnesio invece la fanno abbassare. Ricordatevi sempre questa cosa. Un abuso di calcio. Salve dottore. Anna, vediamo un po' Anna cosa mi dice. Una curiosità, io ho un fratello morto giovane per infarto fulminante e che può essere un fattore genetico. Certo, certo che c'è, sì. Anna De Benedictis. Allora, la morte improvvisa è un tema che vorrei affrontare con un video perché effettivamente è una cosa davvero angosciante. Se hai avuto un fratello con questo tipo di cosa, è indispensabile, ripeto, è indispensabile, tu faccia degli esami approfonditi, tu e i parenti più prossimi. Quindi è un consiglio che ovviamente vi do, che mi sento di darvi, fate assolutamente degli esami approfonditi. Senza dubbio, Anna, mi raccomando. Questo, allora, buonasera, quando è successo sono diventata ansiosa. Certo che sì, Anna, ho già risposto. Buonasera Silvana, Candida, Tina. Il cardiologo mi ha detto, la mettiamo visibile, il cardiologo mi ha detto, mi ha dato la pastiglia della pressione, dopo una settimana 120-86, due infarti, molto spesso si abbassa, anche 80-60, prendo cardiocor. Non riesco a capire, Tina. Questo insieme di cose, scusa, non riesco a capire che cosa vuoi chiedermi. Aritmia e ciclo sono legate, Savina? Sì, assolutamente, durante il periodo del ciclo mestruale sicuramente l'alterazione endocrina e la tempesta ormonale che si verifica, purtroppo
sotto controllo, può generare delle aritmie, la perdita di sangue, l'anemia concomitante che si verifica in quel periodo può a sua volta scatenare anche delle blande aritmie, ma non sono affatto preoccupanti né minacciose. Pratico ciclismo, bene, Demetrio. Demetrio, pratico ciclismo per una buona salute, il cuore bisogna lavorare al 70-80% oppure lavori al 90% oppure soglia, è una controindicazione nel tempo. Demetrio, c'è un calcolo che devi fare, l'attività ottimale della frequenza cardiaca è 220 meno l'età. 220 meno l'età, di quello calcoli l'85%. Fai questa somma e più o meno aggirati su quella frequenza perché è considerata la frequenza ottimale. Alberto Pace, glutine, punto. Bene, ok Alberta, glutine, grazie. Mariella, dottore, se il serenase influisce sul cuore, serenase non influisce sul cuore, anzi, non posso parlare di queste cose in dettaglio, non posso neanche dire i nomi commerciali, accidenti. Gli ansiolitici hanno un'azione sul cuore, nel senso che i psicofarmaci hanno un'azione diretta sul cuore, possono alterare dei parametri elettrocardiografici, per cui è bene per chi assume dei psicofarmaci in modo costante di fare ogni tanto un elettrocardiogramma, perché c'è un parametro che può alterarsi. Si chiama QT, vabbè, questo non c'entra, però se prendete da tempo ansiolitici o dei psicofarmaci, sappiate che è necessario fare un elettrocardiogramma di base di controllo. Enrichetta, la domanda che doveva farmi, eccola qui, giramenti di testa, pressione quasi nella norma, soggetto iperteso d'ansia. Si è già fatta la diagnosi, per cui giramenti di testa, pressione quasi nella norma, soggetto ipertesto d'ansia. Qual è la domanda, Enrichetta? Perché detta così non capisco. Perché ci sono i giramenti di testa? Beh, non è sempre dovuto all'apparato cardiovascolare, a meno che le vertigini soggettive possano essere determinate da una parziale ostruzione, diciamo così, delle arterie carotide o delle vertebrali. Insomma, sono delle alterazioni emodinamiche di pertinenza vascolare, soprattutto ovviamente alle carotidi. Luigi, buonasera, dottore, buonasera Luigi. Io ho la fibrillazione parossistica. Silvia, questa è interessante, la metto qui perché così la vediamo. Silvia, ho la problema parossistica, diventa inevitabilmente una FA cronica? No. No, non diventa inevitabilmente una fibrillazione atriale cronica, anche se ti auguro che non prendere male quello che ti dico, che diventi cronica, perché la fibrillazione atriale parossistica è quasi più fastidiosa e più minacciosa della cronica. Quindi o la togliamo del tutto, cara Silvia, nel senso che vediamo la cardioversione, farmaci, eccetera, ma se rimane parossistica, vabbè, se rimane, amen. Ma sta di fatto che comunque la terapia anticoagulante ha quasi più un senso nella parossistica che nella fibrillazione atriale permanente, quindi speriamo che si risolva del tutto, ma nel caso si converta in cronica, anzi si dice permanente. Savina, soffro di aritmie, ho fatto due ablazioni, ho ricadute prima del ciclo, come posso risolvere? Ahimè, non c'è molto altro da fare. L'ablazione, farò un video che pubblicherò in questo weekend sulla ablazione transcatetere. Puoi tentare un altro tentativo di ablazione, se non utilizzare antiaritmici, flecainide, propafenone, eccetera, eccetera. Ma se ci sono ancora, evidentemente l'ablazione non è stata abbastanza efficace, per cui effettivamente o la terapia farmacologica oppure tentare un'altra ablazione. Domenico Lori, criteri marinari, prego. Domenico, vediamo un po'. Domenico, cosa ci chiede? È vero che l'Eutirox farmaco platiroide è un veleno per il cuore? No, non so da dove venga questa dizione. L'Eutirox è un farmaco che simula l'ormone tiroideo ed è un farmaco che può scatenare
la insorgenza di aritmie, ma è l'ormone tiroideo che può dare questo tipo di fenomenologia nei soggetti predisposti. Non posso rispondere, mi chiamano. E in sostanza, questo l'eutiroxio, che è un farmaco appunto che ha distiroidismo, va dosato e va regolato perché a volte può creare sì delle aritmie, ma dire che è un veleno per il cuore è un po' esagerato. Buonasera Anna, grazie a lei Anna. Enrichetta, non è labirintite, allora scopre la soluzione del cinema di Lexotal, le cause oltre alla stessa quali possono essere? Ok, le cause delle vertigini soggettive, se non è labirintite, se non è un riscontro neurologico e neppure ansiogeno, possono essere delle cause emodinamiche, cioè dovute appunto a dei disturbi del trasporto del sangue ossigenato a livello cerebrale. Per cui ti consiglierei un ecodoppler dei vasi del collo. Se neanche questa è, se questa è negativa, verosimilmente la causa delle vertigini è una artrosi cervicale, cioè un problema che è correlato all'infiammazione della colonna cervicale che a sua volta rende infiammatorie le arterie vertebrali che possono dare un'alterazione del flusso. Quindi la pertinenza, la partenza è osteocondritica, osteoarticolare, meglio. Spero di aver risposto a Enrichetta nel breve tempo che ho. Gisella, buonasera, dottore, la seguo. Grazie, grazie Gisella, a lei. Buonasera, Maura. Buonasera, mi sembra che mi abbia scritto Maura una domanda, se me la vuole ripetere perché il marasma delle cose mi è sfuggita, per cui se me la vuole ripetere la domanda proprio in questa diretta la possiamo vedere insieme. Buonasera, dottoressa, buonasera Rita. Tutte donne, mi fa piacere davvero, però anche qualche uomo. Eccolo qui, Michele. No, Michela. Michela, come si fa a capire se uno è in fibrillazione tachicardia? Bisogna fare un elettrocardiogramma, cara Michela, perché la fibrillazione atriale è una per chi ha competenze riesce a capirlo sentendo semplicemente il polso si sente in questo modo, non con il pollice, ma si sente con l'indice e il medio, ed la fibrillazione atriale è cioè è completamente aritmico. Nella tachicardia invece è una frequenza veloce ma ritmica. Quindi la prima distinzione che puoi fare tu personalmente è quella di sentire attraverso l'indice e il medio, appunto, la frequenza cardiaca, se è regolare, è una tachicardia verosimilmente, se non sei regolare, un battito sì, un battito no, un battito sì, un battito no, è probabilmente una fibrillazione atriale, ma dirimente è l'elettrocardiogramma. Giusy, buonasera Giusy, buonasera Fatina, buonasera Elena. Un nutrito numero di donne e sono davvero commosso. Sandra, ho avuto un paio di volte due fibrillazioni atriali e da allora in ospedale mi hanno prescritto il cloro potassio, d'accordo? Lo devo prendere per sempre, ho fatto esami di distanza tempo, eccetera, e a mio valore sempre 3-4. Che ne pensa? Grazie, penso che non devi prendere per sempre. Il cloruro di sodio non va bene questo tipo di terapia, non è che lo devi prendere per sempre, devi bisogna capire perché hai avuto una fibrillazione atriale, ecografia cardiaca oltre delle 24 ore ed eventualmente studio elettrofisiologico endocavitario che con ablazione transcatetere può risolvere definitivamente. Qualora non sia stata fatta la cardioversione elettrica prima, può risolvere la fibrillazione atriale. Andrea, dottore, un curiosità, quanto la posizione assunta supino in bianco affacciato in piedi? Oh, questa è una domanda interessante di un uomo. Dottore, una curiosità, quanto la posizione assunta supino di lato affacciato in piedi influisce sul manifestarsi, scusami, di aritmie, sensazione cuore in gola che salta, diamo per scontato che la causa può essere ansia, caffè, eccetera, ma quanto la posizione assunta dal corpo può facilitare la presentazione? Nessuna posizione del corpo può modificare o indurre una aritmia.
Questo è perché il corpo, il nostro cuore, è ottimizzato perché il corpo sia in orizzontale, verticale, su, sotto, destra, sinistra, non c'è nessuna influenza. Come quando si fa un elettrocardiogramma per dare la prova, se io l'elettrocardiogramma lo faccio a una persona distesa o in piedi o a testa in giù o con le gambe di là o seduto, l'elettrocardiogramma è sempre lo stesso. Le infermiere a volte mi chiedono, dottore, questa paziente è in sedia a rotelle, come dobbiamo fare per l'elettrocardiogramma? Dovete fare come sta seduta, perché il cuore non cambia né attività elettrica né ritmica a seconda della posizione. L'unica eccezione è quando avete un addome, quando si ha un addome gonfio, il diaframma si alza e in quel caso il cuore si piega leggermente e questa posizione anomala può creare, a causa del diaframma sollevato, uno stiramento dell'esofago, dello iatus esofageo e procurare un'infiammazione del cardias. L'infiammazione del cardias può generare un'aritmia perché le terminazioni nervose hanno un coinvolgimento anche sul cuore. Non so se mi sono capito, se mi sono spiegato. Io mi sono capito. Io mi sono capito perfettamente, se mi sono spiegato. L'unica posizione è questa, l'unica alterazione morfo-funzionale anatomica. Quindi, Andrea, no, la risposta, nessuna posizione può modificare il cuore nel modo più assoluto. Domenico, riguardo al video che lei ha prestato nella berberina, sì, per il colesterolo può consigliare qualità e un prodotto valido? Non posso fare un nome preciso, Domenico, posso solo dirti di stare attento che questo nutracertico, come tutti i nutracertici che io consiglio, sia prodotto in Italia, sia prodotto nel nostro paese. Evitate di acquistare su internet perché ci sono delle cose terribili, terribili, delle catene di produzione che vengono al di fuori da paesi che non sappiamo e con una quantità soprattutto di principio attivo che non è mai o comunque quasi mai corrispondente alla realtà. Quindi aziende affidabili, e ce ne sono in Italia, e che abbiano appunto un mercato italiano soprattutto. Quindi non posso darti un nome preciso, però questo spero che possa aiutarti. Mastro Paolo, buonasera, buonasera Mastro Paolo, volevo sapere quali sono i rischi cardiovascolari in pazienti in terapia con ormone della crisi. Sono molti. Purtroppo sono molti, nel senso che il GH, il growth hormone, ha un'alterazione, un effetto inducente. C'è uno studio interessante che parlava di questo, che è preso non terapeuticamente, ma dai soggetti che devono fare attività culturistica. Lo ritengo una cosa assolutamente assurda. Adesso, Mastro Paolo, non so perché lo cita, non so perché lo stai assumendo. Se lo stai assumendo, sta di fatto che quando il GH viene assunto per scopi inutili, quali l'aumento dell'attività fisica nelle palestre, eccetera, eccetera, comunque può procurare delle alterazioni elettrocardiografiche, elettriche del cuore, senza dubbio, oltre che un'ipertrofia ventricolare sinistra. Quindi sì, c'è uno studio recente, ne parlerò anche perché questa correlazione sport e cuore è davvero interessante. Il cuore d'atleta ha un cuore, l'atleta proprio fisiologicamente ha un cuore che aumenta di spessore e di volume, ma fisiologicamente in modo armonioso, il cosiddetto cuore d'atleta per capirci. Marcello, ho saltato qualcuno. Patrizia, dove sono le coronarie? Vicino allo sterno? Patrizia, guarda, vediamo un po'. Aspetta che si è spenta la telecamera. La riaccendiamo. Eccoci qua di nuovo. Andiamo nell'altra videocamera perché è scomparsa la mia immagine. Eccoci qua, sono qua. Ci sono ancora. La domanda di Patrizia è: dove sono le coronarie? Vediamo un po' se riesco a farvi vedere qualcosa. Vediamo un po' se riesco a trovarle qui. Allora, camera, fermi là, eh. Eccoci qua.
Patrizia, ecco qui dove sono le coronarie. Anzi, da qui forse si vede ancora meglio. Queste sono le coronarie. Queste rosse che vedi qui, queste striature sono le coronarie. Non c'entrano nulla con lo sterno. Vicino allo sterno. Ah, forse intendi vicino allo sterno? Sì, perché il cuore è appoggiato dietro lo sterno. Quindi qui esattamente il cuore sta messo così. Ha una curiosità. Il cuore non è a sinistra. Per molti che credono che il cuore sia da questa parte si sbagliano, perché il cuore, come dico nel mio ultimo libro, il cuore non è a sinistra, il cuore è al centro così e le coronarie effettivamente sono sotto lo sterno. Sì, è vero. In questo senso sì, Patrizia, sotto lo sterno. La domanda avevo letto male io. Marconi, Laura, dottore, può parlarci un attimo del soffio al cuore? Sì, ho fatto anche un video. Il soffio al cuore è un'alterazione che noi sentiamo con lo stetoscopio. Vediamo se ne ho uno. Beh, questo è uno stetoscopio antico. Questo è uno stetoscopio antichissimo. Il primo stetoscopio. Auscultando il cuore si sente un rumore. Normalmente quando sentiamo il cuore sentiamo tum-ta, tum-ta. Chiaro. A volte tra il tum e il ta c'è un rumore aggiunto. Questo può essere appunto un soffio. E il rumore aggiunto può essere dovuto a una anomalia di una delle quattro valvole. Oppure può essere fisiologico. Nei soggetti giovani il rumore aggiunto, cioè questo che si sente, è dovuto a dei vortici all'interno del cuore. Mentre nelle persone anziane, ad esempio, questo che si sente tra un battito e l'altro è dovuto al fatto che il flusso di sangue esce fuori da una valvola, la valvola è parzialmente rigida o un po' più chiusa e quando un flusso passa attraverso una porta parzialmente chiusa emette un sibilo. Ho dato l'idea? Il soffio è questo, la presenza di questo sibilo che è generata dal flusso che attraversa una valvola rigida oppure insufficiente, troppo larga. Spero di aver chiarito un po' che cos'è. Soffio al cuore non vuol dire malattia nel modo più assoluto. Quindi, se ho un soffio al cuore, non sono un cardiopatico. Posso anche esserlo, ma nella maggior parte dei casi il soffio è una banalità legata a una parafisiologica insufficienza mitralica, eccetera, eccetera. Quindi, non correlate, soffio è un segno, la malattia cardiaca è un'altra cosa. Savina, dopo due ablazioni tra scatetere, ancora aritmie. Cosa consiglia? La terapia antiaritmica. La terapia antiaritmica, non c'è altro, ahimè, purtroppo non c'è molto altro di una terapia farmacologica che possa, quantomeno se non sono fastidiosa, se non so che tipo di aritmia, bisognerebbe vedere caso per caso, ma sostanzialmente dopo due ablazioni non si riesce a individuare la benedetta zona o la maledetta zona che genera questo tipo di aritmia, Samina. Per cui sostanzialmente prova anche gli omega 3 che a volte hanno un effetto sulla protezione della eccitabilità muscolare. Gli omega 3 potrebbero avere un senso. Comunque, insomma. Buonasera, dottore, bravissimo. Grazie, Leonetti, gentilissima, troppo buona. O troppo buona, sì, Lucia. Giuseppe, un uomo tra di noi, finalmente. No, per carità, io adoro. Quindi sono felice che siate in tanti, siamo circa 200, va bene, persone che in quest'ora di cena ancora per poco, poi casomai farò una diretta anche domani se vi fa piacere. Per me piacere rispondere è un piacere, quindi lo faccio volentieri. Dottore, con ischemia al miocardio, lieve istensione 4 quinti diagnosticata con conseguenza di riposo cardiaco, mi ha sconsigliato attività anaerobica, mi consiglia solo attività aerobica. Senza rilevare mancanza di fiato, la cosa mi fa un po' cambiato la vita, visto che facevo attività di Nordic Walking e allenamento. Lei che cosa mi dice? Dunque, fammi leggere un attimo meglio, perché Giuseppe, guarda, con ischemia al miocardio di lieve estensione, diagnosticata con scintigrafia a riposo, il cardiologo mi ha sconsigliato attività anaerobica e mi ha consigliato solo attività aerobica. Senza arrivare a mancanza di fiato, la cosa mi ha dato un po' cambiato la vita, eccetera. Lei cosa mi consiglia? Grazie. Giuseppe, ti consiglio di risolvere l'insufficienza, l'ischemia. Punto. Ma come si può consigliare ad un paziente di arrivare fino a che il fiato
te lo permetto. È un consiglio assurdo. Devi risolvere l'ischemia. Se la scintigrafia ha documentato che c'è un deficit di irrorazione di sangue al cuore e questo ti limita la tua attività, tu hai il diritto e il dovere di fare qualsiasi attività sportiva e lo puoi fare se verifichi la causa di questa ischemia. Quindi scintigrafia, bene, coronarografia, c'è bisogno di uno stent, metti uno stent e fai l'attività sportiva che vuoi, senza ombra di dubbio. Non vivere in questo modo, cambia subito mentalità, cioè fai subito, approfondisci questa cosa e cerca di sapere che tipo di ischemia hai e si risolve senza dubbio. Fammi sapere, Giuseppe. Ho avuto due infarti, Tina, e da un po' mi è stato tolto la pastiglia della pressione perché abbassava fino a 80-60. Caspita! Invece l'altro giorno il cardiologo mi ha dato la pastiglia. Vabbè, nome commerciale, non posso dirlo, va bene. Da 8 perché la pressione era, come può dipendere questo abbassamento? Tina, la domanda è un po' complicata, come faccio a rispondere? L'abbassamento della pressione, devi fidarti di quello che ti dice il tuo cardiologo, se ha dovuto, se ha pensato di dartela, bene. Se si abbassa troppo, non va bene. Cioè la pressione, anche perché ha avuto un infarto cardiaco, non è che deve andare a 30, Cioè può rimanere senz'altro nei range di normalità. I range di normalità sono 110, 120, 130 fino a 140, che si definisce normale alta, e la minima sotto i 90. Questi sono i valori. Se va troppo bassa, la terapia va modificata. Quindi parlane col tuo cardiologo. Carlo Francesca, buonasera, dottore. Facendo sport, il prolasso in mitrale può peggiorare? Nel modo più assoluto, Carlo Francesca. Se hai un prolasso della mitrale, mi arrivano messaggi dappertutto. Prolasso della mitrale, che vi ricordo, è dovuto semplicemente a una curiosità anatomica di la valvola mitrale, si chiude leggermente in modo diverso. Non riesco a farlo vedere qui. Assolutamente no, non c'è nessun pericolo, Carlo, Francesca, a meno che non ci sia grave insufficienza, ma non penso sia il tuo caso. Diamo l'idoneità agonistica, cioè ad atleti che devono fare sforzi anche di notevole intensità, che hanno il prolasso della mitrale senza problemi. Federico, ancora per qualche minuto. Buonasera, siamo in tantissimi, sono contento, davvero, mi fa piacere potervi dare qualche risposta perché non riesco a rispondere alle domande che mi fate nella mia pagina. Iscrivetevi al mio canale YouTube, come dicono i più famosi YouTuber, iscrivetevi, mettete la campanellina e così ogni volta che faccio un video può essere la risposta alla vostra domanda, sia su YouTube sia su Facebook. Ecco che arrivano infatti le iscrizioni. Benissimo. Federico, buonasera, faccio sport abbastanza intensamente per 2 o 3 volte alla settimana. Di notte mi capita di svegliarmi con battito acceleratissimo, che a volte si ripete per 2 o 3 volte. La cosa mi spaventa tantissimo. Federico, no, può essere un fenomeno androgeo, eccetera, eccetera, cioè una cosa legata al sistema adrenergico, ma la verifica di aritmie dopo lo sforzo, cioè nella fase di recupero, ed è durante la notte, può avere una correlazione con un disturbo elettrolitico. Quindi, allora, prima cosa che ti consiglio è non esagerare con la paura, perché non fa mai bene. Seconda cosa che ti consiglio, fai un holter delle 24 ore con la speranza che in quella notte che hai l'holter si verifichi l'aritmia, ecografia cardiaca e test da sforzo. Questi 3 esami ti rassicurano e vedrai che non è assolutamente una condizione patologica. Ok, Federico? Scusami, ti ho chiamato Enrico, forse Federico. Quindi, holter, ecografia, test a sforzo, Federico. Se negativi, non preoccuparti, evidentemente potrebbe essere un problema elettrolitico. Anna, perché le statine si devono prendere per sempre? Per gli stent? Io voglio altro in sostituzione. Uffa! Io mi batto anche per questo, non contro le statine, ma con moderazione e con consapevolezza. Le statine non si devono prendere per sempre, si devono prendere fino a che tu non elimini la causa per cui il colesterolo è aumentato. Non puoi continuare a fare le stesse cose e con la scusa prendi il farmaco, ma se fai le stesse cose, alimentazione, fattori di rischio, eccetera, il colesterolo rimane sempre alto ed è tenuto a bada dalle statine.
Come posso fare per eliminare le statine? Posso tenere a bada il colesterolo in maniera non statinica, se mi può passare questo termine. Esistono molti altri provvedimenti di cui io mi occupo, di cui ne parlo volentieri e sono anche contemplati nelle nostre linee guida prima di dare le statine. Ovviamente i valori del colesterolo e i fattori di rischio che tu hai, che non conosco, devono essere compatibili con la possibile sostituzione delle statine con altri nutraceutici, ad esempio, o comunque con il cambiamento dello stile di vita. Buonasera, Anna, perché le statine, infatti, sono d'accordo, Anna, poi hanno degli effetti, le statine hanno degli effetti collaterali, per quanto bene possano fare sotto altri aspetti, hanno anche degli effetti collaterali, vi ricordo che ce li hanno, quindi, in sostanza. Buonasera Antonietta, avendo insufficienza mitralica e aorta lieve, devo dire per forza assumere la cardiospirina? No, nel modo più assoluto. La cardiospirina, di cui vorrei parlarne anche prossimamente in un prossimo video, è una antiaggregante per elezione. Pensate, l'acetil salicilico che ci fornisce questa proprietà antiaggregante scoperta per caso, come molto spesso accade nei farmaci, che hanno un effetto collaterale che è positivo, mentre l'effetto principale non lo è. Comunque la cardiospirina agendo sulla eccetera eccetera, non andiamo nel biochimico, oltre ad essere un antinfiammatorio, un antipiretico in dosi massicce, ha comunque un'attività antiaggregante piastrinica, quindi se ti è stata consigliata, forse c'è un'indicazione a questo tipo di cose. Non si dà, non la consiglio io personalmente in una blanda insufficienza mitralica lieve nel modo più assoluto. Quindi ci sono varie scuole, al punto tale che ultimamente anche la cardiospirina ha perso il suo valore terapeutico dal punto di vista cardiovascolare. Ci sono varie discordanze in questo. Insomma, ci sarebbe molto da dire. Buonasera, vediamo un po', che non vorrei perdere domande, chiedo scusa, non vorrei perdere tutte le domande. Buonasera, faccio sport, questo ho già risposto. Anna, ho risposto. Massimo, ok, Massimo, ematocrito alto, mi è stata prescritta la cardiospirina, può qualcosa dire qualcosa in meglio? Ho appena detto, è un antiaggregante piastrinico, quindi il problema è capire perché hai l'ematocrito alto, come sempre nella comune attività medica si tende sempre a dare la soluzione terapeutica, ma non comprendere perché c'è la causa. Quando io ho l'ipertensione arteriosa, do il farmaco per abbassare la pressione, ma non mi pongo il minimo dubbio perché la pressione sia alta. E questa è una distorsione mentale nell'approccio terapeutico e diagnostico di qualsiasi tipo di patologia. Ho l'ematocrito alto, ti do qualcosa per abbassare l'ematocrito, ma perché è alto? Ho il colesterolo alto, ti do qualcosa per abbassare il colesterolo. Ma perché il colesterolo è alto? E questo è il concetto che vorrei condividere con voi e vorrei comunque che fosse una cosa condivisibile con tutti gli operatori della salute. Quindi, sì, in quel caso Massimo va bene l'aspirina, perché effettivamente è un antiaggregante piastrinico, tu avendo molte parte corpuscolata del sangue in maniera eccessiva, ha un senso. Rosa? Rosa, buonasera dottore, una semplice curiosità, ogni quanto tempo bisognerebbe fare o rifare l'elettrocardiogramma? Una volta all'anno ti consiglio di farlo, una volta all'anno se non hai nessuna patologia particolare, una volta all'anno. Se puoi fare anche una visita dopo i 40 anni, una visita cardiologica di controllo una volta all'anno, se fai anche attività sportiva è davvero utile. Vediamo ancora, ho qualche minuto. Domenico Lori, grazie per il dottore per la sua risposta. Di niente, Domenico, un piacere. Eros, buonasera dottore. Il Voltaren può causare extrasistolia e fibrillazione? Gli antinfiammatori possono dare? No, no, nel modo più assoluto, no. Lascia perdere il bugiardino che scrivono di tutto. Guardi, guardate, vi leggo un bugiardino e proprio per darvi un bugiardino che poi per darvi l'idea. Che se leggete un bugiardino, cioè se leggete un foglio di istruzioni del farmaco, non prendete più nulla perché vi leggo un bugiardino a caso. Questa è la cosa che volevo fare perché è davvero curiosa. La prendo dalla mia applicazione, vi leggo gli effetti collaterali di questo farmaco.
Un secondo, eh? Ok. Posologia, avvertenze, poi vi dico il farmaco qual è. Effetti indesiderati. No, andiamo nelle complicanze. No, effetti indesiderati, sì. Effetti indesiderati sono le complicanze che possono dare questo farmaco. Premesso che è una lista piuttosto lunga, però vediamo un po'. Frequentemente sono a carico dell'apparato gastrointestinale, possono manifestarsi il 4% dei soggetti, eccetera, eccetera. Patologie del sistema emolinfopoietico, prolungamento del tempo di sanguinamento, anemia da sanguinamento gastrointestinale, riduzione delle piastrine. A seguito di emorragia può manifestarsi anemia acuta e cronica, post-emorragica, con le relative alterazioni dei parametri. Poi, patologie del sistema nervoso, cefalea, capogiro, raramente sindrome di Reye. Sto leggendo il foglio di informazione, il bugiardino, la monografia di un farmaco. Poi vi dico qual è. Emorragia da cefalea, capogiro, raramente sindrome di Reye, che è una sindrome particolare, raramente, molto raramente, emorragia cerebrale, specialmente i pazienti con ipertensione. E in casi isolati, patologie dell'orecchio e del labirinto, tinnito, ronzio, fruscio, eccetera, patologie respiratorie, sindrome asmatica, rinite, congestione nasale, epistasi, patologie cardiache, distress cardiorespiratorio, patologie gastrointestinali, sanguinamento gastrointestinale occulto, disturbi gastrici, patologie epatobiliari, raramente epatotossicità, raramente epatotossicità. Patologie dell'acute, insomma, una serie di cose incredibili. Vi stavo leggendo il bugiardino della aspirina. Della aspirina. Ogni farmaco ha una serie di effetti collaterali incredibili, per cui se leggiamo, non leggete, perché se leggiamo questo tipo di informazione, ovviamente non si assume più qualsiasi farmaco. E per carità, non è che sia sbagliato, quando ci vuole, però ci vuole. Ma se possiamo evitare, quindi. Spero di aver risposto, Eros, al fatto che appunto i farmaci antinfiammatori di per sé comunque non producono, non hanno una correlazione con la fibrillazione atriale. Assolutamente no. Concludo il mio live ancora per qualche minuto. Grazie Mariella di nulla. Anna Maria. Grazie, ciao. Ah, buonasera Anna Maria, un piacere sentirti, sentirla, sentirvi. Ci diamo del tu qui perché siamo tutti dei YouTuber. Giovanna, dottore, è importante controllare l'omocisteina per il cuore? L'omocisteina per il cuore? Sì, farò un video anche di questo e terrò una conferenza a Vicenza il 20 febbraio. Una mia conferenza sull'omocisteina, per cui sì, è importante, è considerato un fattore di rischio. Ti consiglio di assumere acido folico qualora ci sia questa molecola elevata nel sangue, perché è considerato un fattore di rischio. Quindi sì, è importante controllarla. Grazie Lucian Marius Prescura, di nulla, è un piacere. Leonetti. Andriologia, anche a me 2 anni fa mi hanno detto che ho un soffio al cuore con aneurisma alla mia età. Questa notizia non si è capito niente e non mi hanno dato nessun medicamento. Infatti, Maura, eccola qua. Maura del Giovine si assume il riso rosso fermentato del colesterolo borderline per lungo tempo degli effetti collaterali, dolori ai muscoli. Grazie. Beh, il riso rosso, la monacolina K assomiglia molto, anzi è quasi chimicamente indistinguibile da una statina chiamata lovastatina che ha un'azione sull'HMG-CoA-reduttasi, cioè lo stesso principio attivo delle statine. Per cui in dosi eccessive effettivamente può dare gli effetti collaterali delle statine, cioè dolori muscolari. Sta di fatto che, Maura, dovresti comprendere perché il colesterolo è elevato e se puoi agire prima di prendere il riso rosso fermentato, che comunque è simile, quasi uguale al farmaco sostanzialmente, ma al fatto che proviene da una fonte naturale non sintetica e paradossalmente ha gli stessi effetti effettivamente delle statine. Quindi, anche se più blandi, chiaramente, sostenuto da notevoli studi, quindi di buona fattura, che è un farmaco, è una molecola che
che ha un effetto, assolutamente sì. Buonasera Cordona, Tiziano, buonasera, buonasera Federico, che mi ha risposto, faccio sport abbastanza recentemente, una settimana, ho già risposto a questa domanda. Isabella, buonasera, ho subito ablazione da 9 anni, ma ultimamente mi ritorna un po' l'aritmia, sono un po' preoccupata che mi ritorni l'aritmia sopraventricolare. E purtroppo è un'evenienza che può capitare, però se hai già fatto l'ablazione non preoccuparti, perché sostanzialmente se non ti è venuta più, puoi stare tranquilla. Grazie a te Ada. Tiziana, ho avuto un infarto 2 anni. Tiziana, vorrei chiedere quanto moto devo fare, c'è un limite, io cammino, passo veloce, non c'è nessun limite, fai quello che ti senti senza problemi. Se hai avuto un infarto cardiaco in passato, fai test a sforzo per controllare se sia stato fatto una rivascolarizzazione a mezzo stento, bypass o quel che è stato. Fai uno test a sforzo una volta all'anno, obbligatorio, mi raccomando, e fai tutto quello che ti senti di fare. Silvia, approfitto della sua disponibilità ancora, prendo la flecainide, che è un antiaritmico, per la fibrillazione paralisica da 1 anno, più episodi di mal, l'antiaritmico è scelta giusta, sì, lo è, per sempre. Già. Prendo 2 pastiglie al giorno, non prendo farmaci e controindicazioni, è possibile cedere le prime, farle non accompagnate, eccetera. Certo, ho capito, è piuttosto lunga la risposta, Silvia, tuttavia il farmaco è indispensabile in questo caso, perché effettivamente se le aritmie ti danno questo tipo di molto spesso diamo una terapia antiaritmica non tanto per la pericolosità delle aritmie, ma per il fatto che danno fastidio. Se riesci a sopportarle e l'aritmia non è minacciosa, fai finta di niente, vai avanti la tua strada. Quello che consiglio anch'io spesso. Devo chiudere purtroppo perché il tempo so che andrete anche a cena voi, io anche, siete in tantissimi, vi ringrazio davvero della disponibilità. Continuerò a rispondere eventualmente dopo aver letto le domande, posterò questo video anche su YouTube. Andrea, grazie Andrea di nulla, sono felice di averti dato una risposta esaustiva. Cordona, Giovanni, non riesco più a rispondere. Luigi, buonasera, eccetera, eccetera. Francesco, invece i miei piegamenti, fibrillazione, piegamenti, fosse dovuta all'ipodermia, fibrillazione atriale, non so. Devo fermarmi qua. Allora, io intanto vi ringrazio della vostra disponibilità, vi ringrazio delle domande per aver animato questa discussione. Seguite il mio canale YouTube, iscrivetevi, campanellina. Se volete essere avvisati ogni volta che faccio un video, perché in ogni video che faccio ci metto davvero il cuore e tento di rispondere a qualsiasi domanda che mi arrivi. La mia pagina Facebook è Dottor Davide Terranova, cardiologo, per cui per ogni evenienza scrivetemi e se posso vi rispondo, se no ogni settimana di media, fine settimana, venerdì, sabato, domenica, improvviso, state all'occhio, entro nelle vostre case davvero in modo abbastanza prerompente e improvviso. E faccio delle dirette per poter rispondere a tutte le domande. Un grazie davvero di cuore, una buona serata, un buon cuore a tutti e godetevi davvero questa vita meravigliosa. Un abbraccio.